Benvenuti a questa serata dell'associazione, l'ennesima serata sul libro di fotografia, forse la quinta o la sesta del gennaio. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi Silvio Vespasiani e niente poco meno, l'editore Roberto Maggiore. Quindi, insomma, per noi è un onore, io ho chiesto a Silvio di, ho visto una pubblicazione molto interessante, per cui ho pensato bene di chiamarla e quindi ecco di fare una serata su questo libro. Allora, siamo qui per presentare il libro di Silvia, che è un libro sulla fotografia di paesaggio, fotografia di paesaggio contemporaneo, e io sono Roberto Maggiori e mi occupo da 16 anni di editoria fotografica. E ci interessano libri, diciamo, particolarmente curati, come nel caso di Silvia abbiamo usato materiali particolari, ecco, non facciamo i soliti cataloghi con la carta patinata che sembra un po' cataloghi aziendali, quindi cerchiamo di curare un po' anche l'oggetto libro, più che fare una traduzione fedissima qua della fotografia stampata, facciamo un oggetto che ha una sua valenza propria, quindi non una riduzione della fotografia, ma la fotografia viene valorizzata attraverso l'oggetto libro. E nel caso di Silvia, appunto, è un lavoro di fotografia di paesaggio e in particolare di paesaggio urbano, e è un genere che in Italia in qualche maniera inizia un po' a svilupparsi con, diciamo, le concezioni che abbiamo oggi dalla fine degli anni 60. Ricordo proprio brevemente qualche autore, non so, Italo Zagner nel 67 inizia per esempio a fotografare le coste e poi i monti di tutta Italia, no? Era un progetto finanziato dall'ENI. Seguirà nel 68 il lavoro di Zagner nel 67, nel 68 il lavoro di Paolo Monti celeberrimo sul centro storico di Bologna. Quindi sono lavori su committenza commissionati da grandi enti per rilevare il territorio e in qualche maniera trattenere la memoria, e attraverso la fotografia fare anche un discorso critico, no? Perché poi la foto d'autore è per questo. E quindi ecco, siamo arrivati un po' fino ai giorni nostri. Nella fotografia di paesaggio ci sono generalmente tre macrogeneri che in qualche maniera riescono, diciamo, a sintetizzare quelle che sono le modalità attraverso le quali si riproduce il paesaggio. Mi sposto un po' per favore. Anche la luce sporadica. Sì, mi mettono che torno. Ok, ci fa. Dicevo, queste tre macrocategorie che ci servono per poi arrivare al lavoro di Silvia. Allora, la prima è queste tre macrocategorie, giustamente va evidenziato il fatto che, non me le invento io, ma sono state, diciamo, sono un'indicazione data da un fine esperto della materia che è Antonello Frongia. Frongia, ecco, fa queste tre macrocategorie in cui io mi ritrovo parecchio, e la prima è quella dei fotografi che si occupano di dare un volto alla città, quindi parlando di paesaggio urbano, quindi riprendono della città caratteristiche che le sono proprie, no? Che tutti possono riconoscere, quindi fanno un ritratto come fosse appunto il ritratto di una persona. C'è un'altra categoria che invece usa la fotografia di urbanistica per sottolineare le crisi delle città, quindi evidenziare gli aspetti che non funzionali oppure problematici dell'ambiente in cui viviamo. E c'è un'ultima categoria che è quella che usa la fotografia di paesaggio come pretesto per mettere in scena magari appunto la poetica dell'autore attraverso un lavoro in fieri. Quindi questa terza via è meno progettuale, diciamo che è qualcosa che parte e si relaziona con l'ambiente, ma senza un progetto a monte che voglia fissare a livello ideologico, diciamo, già il risultato. E quindi ecco, queste qui sono un po' le categorie che principalmente connotano la fotografia di paesaggio oggi. Quindi, arrivando al lavoro di Silvia, che adesso ci racconterà, vediamo, magari poi ci dirà se vede meglio in una di queste categorie, oppure magari anche, no, a ridosso al confine di due di queste, ma ce lo racconterete. E io partirei con la domanda, quella proprio classica di rito, no? Come mai hai pensato di occuparti proprio delle città stagionali? Perché Silvia poi ha fatto un lavoro su un'architettura particolare che è quella delle città dove, turistiche, no? Quelle praticamente classiche città marittime, dove magari c'è un periodo estremamente caotico nei mesi vacanzieri e poi il resto dell'anno diventano città fantasma praticamente, e lei naturalmente ha fotografato questo secondo aspetto, ossia quando questi paesaggi si svuotano della componente umana. E quindi ecco, partirei proprio da perché ti sei interessato a questo particolare aspetto della fotografia di paesaggio e come hai sviluppato poi il lavoro che abbiamo finalizzato nella forma di libro. Grazie.
Intanto ciao a tutti, grazie di essere venuti e soprattutto grazie a Vinicio che è riuscito ad organizzare questa cosa bene. Allora, diciamo che il lavoro nasce nell'ambito di una ricerca molto più ampia, anche forse più diciamo difficile all'inizio da inquadrare, che era quella una ricerca sul consumo di suolo in Italia. E per un lavoro di dottorato di ricerca, per cui ho iniziato a indagare questo macro tema che ha infinite diciamo sottotemi, e questa cosa mi ha portato comunque a poco a dover affinare la ricerca e cercare di arrivare a una tematica che potesse essere accessibile. Vivendo nella costa adriatica essendo tornata in Italia da una precedente esperienza di Barcellona, mi portavo dietro delle cose che avevo già fatto, avevo già messo l'occhio, l'attenzione sull'edificazione costiera, e immediatamente è scattata questa idea di portare avanti una ricerca che potesse essere legata a comunque dei fenomeni urbanistici, architettonici, ma anche legati a dei periodi del nostro percorso sociale anche. E quindi questo diciamo che è stato l'inizio. Poi ho un po' abbandonato questa idea dal punto di vista fotografico, ho concluso il libro che appunto si chiama Città Stagionale, è stato pubblicato nel 2014 con Franco Angeli, e dove c'è la traduzione tutta disciplinare, cioè che riguarda l'urbanistica e l'architettura di questi luoghi. In realtà io con la fotografia ci ho sempre lavorato, diciamo che per la maggior parte del tempo sono stata una indefessa fotografatrice, perché il mio lavoro, naturalmente sono architetto, urbanista, per cui alla fine qualsiasi cosa dovessi fare, comunque la macchina fotografica l'ho sempre utilizzata, ma l'ho sempre utilizzata come disegno, come un disegnatore che prende degli appunti oppure delle frasi, eccetera. Nel momento in cui ho approfondito questa ricerca, ho messo in campo delle esperienze che avevo fatto precedentemente a Barcellona, e quindi ho deciso di fare un lavoro fotografico, punto, destinato a un libro e basta, quindi una opera proprio. E questo l'ho portato avanti con un metodo assolutamente, forse non troppo appropriato per la fotografia, ma è stato proprio quello il metodo scientifico, cioè ho iniziato a fare ricerche in biblioteca, ho iniziato a vedere che cosa avevano fatto altri prima di me, partendo da Italo Zanier, che è stato un riferimento preciso, proprio perché ha lavorato negli anni del boom economico e nel momento in cui appunto questo fenomeno del turismo di massa delle coste si stava espandendo, quindi proprio è stato in parallelo Italo Zanier, chiaramente facilitato da questa grande commessa che era quella dell'ENI, che però l'ENI era anche la società che attraverso altre sottosocietà costruiva Fiume Chiuso in Puglia, quindi voglio dire c'è sempre stata questa dicotomia tra il promuovere la ricerca sul paesaggio e nello stesso tempo essere l'artefice del cambiamento del paesaggio. I miei riferimenti sono stati anche abbastanza chiari sin dall'inizio, cioè quando lavoravo a Barcellona avevo anche un po' incontrato delle persone piuttosto che per me hanno significato molto e che mi hanno anche cambiato la modalità avvicinarsi al paesaggio. Nonostante ci fosse un lavoro professionale da portare avanti, però comunque all'interno di quel lavoro professionale era assolutamente necessario una multidisciplinarietà, per cui la differenza di missioni che io ero abituata a portare avanti, tipo l'architetto per l'architetto, l'urbanista per l'urbanista, il geografo per il geografo, e il fotografo fa il fotografo e l'artista fa il fotografo, sono scomparse completamente, non esistono nessuno di questi, esistono tutte insieme. Per cui nel lavoro Vista Mare c'è un po' questa eredità,
che però ho voluto comunque rifocalizzare in un atteggiamento molto, molto più, diciamo, rigoroso, cioè fare un lavoro fotografico con un rigore scientifico, che è una cosa che, diciamo, potrebbe apparire, diciamo, non so, poco empatico, però in realtà è appunto il mio approccio nei confronti del lavoro, di portare avanti un certo lavoro, e questo è il tema che io ho affrontato. In questo approccio che hai avuto, perché poi le tue mani sono abbastanza solide, no? Sì. Hanno una composizione studiata, perché comunque ci sono le linee cartesiane, sì, converse, sì. Gli edifici sono tutti riprodotti in maniera chiara, però ecco, non sono vedute trionfali, monumentali, naturalmente cerchi di un approccio antiretorico. E, ecco, quello che mi chiedevo, prima parlavamo delle diverse modalità con cui si può catalogare la fotografia di paesaggio, quello che mi chiedevo è se nel tuo lavoro c'era un po' l'intento critico, appunto per esempio verso un determinato modello di sviluppo urbanistico, oppure se semplicemente un approccio distaccato e vicino al documentario, quindi alla riproduzione dei luoghi, cercando di essere più fedeli possibile appunto a come sono, senza sovraccaricarli di ideologie, insomma, o altre soprattutto. Sicuramente è il secondo atteggiamento, cioè, allora, per me la fotografia non può essere assolutamente polemica, cioè con questo lavoro, il lavoro fotografico in generale, non credo che debba per forza restituire una narrazione oppure una presa di posizione o un'estrema ideologia. L'unico tentativo che io ho cercato di portare avanti era di distaccarmi il più possibile dallo stereotipo, cioè di cercare di dare un'altra visione, una visione molto oggettiva, nel senso questo c'è e questo mostro. E quindi appunto una fotografia, diciamo, abbastanza scarna, abbastanza, come dici tu, sobria, no? Proprio per mantenere questa distanza necessaria, oggettiva, e senza cadere nemmeno, diciamo, nella parte opposta, nella retorica di qualcosa. Quindi ho cercato assolutamente, cioè il mio atteggiamento in generale è proprio quello più documentario, più, diciamo, relazionato al mostrare anziché raccontare con enfasi o calcare, diciamo, la parte emotiva, che può essere data da un contrasto forte oppure da diversi colori, cercare di mostrare così come. Sì, consideriamo che nella fotografia, no, anche quella d'autore, non c'è solo l'aggiungere, no? Magari mettere una forma particolarmente espressiva, magari i colori, c'è anche una modalità che può essere di sottrazione, ossia eliminare il superfluo e lasciare che l'immagine, insomma, si dimostri nella sua funzione, o comunque, come diceva Silvia, con un approccio più reale. Ecco, ma il realismo non è che in qualche maniera squalifica l'autore, perché come sappiamo c'è un pezzo del neorealismo, no? Sappiamo che in qualche maniera anche il realismo è comunque un discorso d'autore, la stessa Nouvelle Vague francese che appunto successivamente lavorava con un approccio molto simile. Ecco, a questo punto, anche se tu hai un approccio molto appunto diretto e sobrio, come dicevamo, Duchamp diceva che comunque sia nella scacchiera dell'arte, no, qualsiasi giocatore parte sempre dalla mossa che ha fatto chi lo ha preceduto e in qualche maniera cerca anche di prevedere quale sarà la mossa futura. Questo per dire, ti sei in qualche maniera ispirato, hai avuto, diciamo, una particolare affezione nei confronti di una determinata scuola fotografica, di qualche autore in particolare? Beh, è abbastanza chiaro. Sì, no, sicuramente. Allora, per me è un riferimento importantissimo, sono stati tutti quelli che hanno partecipato alla mostra New Topographics, perché da lì parte una fotografia di paesaggio sicuramente rinnovata, che poi chiaramente è già datata, però è un atteggiamento proprio neutro nei confronti del paesaggio che poi viene importata in Italia, fortunatamente con
per l'intercezione di Paolo Costantini alla Biennale di Venezia qualche anno dopo, magari non era proprio lo stesso nome, però comunque molti erano quelli. E sì, quindi all'interno di questi che avevano partecipato faccio due nomi importanti per me, Louis Bowles e i Baker. I Baker per la loro metodologia, perché secondo me cioè, lo studio di questi autori mi hanno comunque rafforzato l'idea che la fotografia non è lo scatto, ma la fotografia è tutto quello che viene prima, quindi la costruzione della ricerca, l'indagine, la consapevolezza, la conoscenza di quello che sto facendo. Poi c'è lo scatto e subito dopo c'è anche la messa in atto, la scelta delle fotografie, l'intreccio delle relazioni, il montaggio, l'editing e tutto il resto. E questi sono stati diciamo, i riferimenti più forti, più importanti. Dopodiché c'è tutto il movimento concettuale italiano e anche non italiano, in particolare ce ne sono due, c'è Kossuth, che è un artista poi, e questo Joan Libet, che è ancora vivente, un olandese, che è un artista ma lavora con le fotografie in un modo che... che mostra delle caratteristiche del passaggio in modo molto particolare. Diciamo che poi, per tutt'altro motivo, Vincenzo Castella è il mio riferimento più diretto, sia perché l'ho conosciuto, sia perché ho seguito delle cose con lui, ho fatto un lavoretto con lui, piccolino così, e quindi è proprio lui, ed è molto più concettuale, veramente, cioè è una riflessione sulla fotografia nel momento in cui tu ti poni di fronte alla fotografia e dici la fotografia non c'entra niente con la realtà non è un realismo, la realtà è una cosa molto più complessa che è quello che vedi, intravedi e tutto quello che non vedi che sarebbe tutto il resto. Tutto il resto intendo appunto la conoscenza, la consapevolezza. Questi, diciamo, sono stati un po' i riferimenti più importanti. Poi ci sono anche nella letteratura, come per esempio alcuni libri che ha scritto Jonathan Franzen, per esempio, anche la letteratura italiana degli anni 60, 70, Calvino, certo, quello, vabbè, alcuni li do proprio per scontati perché penso che facciano parte del bagaglio di ognuno di noi. E sì, questo sì. E comunque non è una cosa, cioè diciamo il bagaglio che mi sono portata dietro non è una cosa che ho acquisito a un certo momento e poi l'ho mollato lì, è un continuo ritornare su certe, soprattutto su alcuni lavori, perché poi andando avanti ritrovi questi lavori e li leggi anche in un altro modo, quindi questi sono sicuramente i riferimenti più importanti. In particolare poi, come hai fatto venire in mente una cosa, quando stavo cercando dei appunto, riferimenti di cose già fatte su temi simili e quindi sul turismo, il turismo di massa, la produzione di questi luoghi che poi diventano fantasmi, eccetera, un lavoro importante che mi ha proprio anche dato la capacità di poi fare il salto, è stato un lavoro molto non tanto conosciuto, penso, di Louis Bowles, si chiama Park City. Lui fa questo lavoro subito dopo aver esposto nello stato di New York a questa mostra famosa di Topographics. In pratica era un piccolissimo villaggio di una cittadina che viveva sull'estrazione mineraria di una miniera lì vicino, la miniera si esaurisce, questa cittadina subisce un esodo, cioè praticamente tutti gli abitanti quasi vanno via, questa cittadina viene recuperata come città resort dedicata allo sci invernale e in due anni praticamente questa città viene ricostruita velocissimamente e
e vengono inseriti all'interno di questo paesaggio urbano tutti quegli elementi caratteristici, quindi la pista di ghiaccio per il tempo libero dopo lo sci eccetera. Louis Balz cosa fa? Fotografa questa cittadina in estate. E quindi lì ho trovato il dispositivo che poi, unito ad altre cose, mi ha aiutato a capire come costruire la visione del libro. Perché è importante la visione che tu scegli. Cioè, allora, nel momento in cui sei consapevole del luogo, lo conosci, l'hai conosciuto, hai letto, eccetera, entri dentro al luogo, devi avere una consapevolezza di una visione, altrimenti cosa fai? No? E nel momento in cui sei, sei dentro al luogo, fotografi da dentro al luogo, non il luogo, e devi per forza comunque avere la capacità di immaginarti quello che vorrai dire, altrimenti c'è sempre certo una ricerca di una visione diversa, ma senza cadere appunto neanche nella retorica. Io per esempio fotografo, adesso spiego perché siccome non hanno visto il libro io lo do per scontato. Che dici, ho portato anche la sequenza, le mando un po' a lupo, poi alla fine volevo mostrarti invece proprio la sequenza, il montaggio del libro, cioè come sono state montate all'interno del libro, che poi trovate anche. La prima è interessante, sì. Mi do qui tra l'altro di settembre, che bisogna trovare lo spirito non del luogo, ma lo spirito nel luogo. Cioè altrimenti è come se tu non facessi parte del... Però questo è un modo, è uno dei modi, è una cosa anche personale. Allora, io qui avevo paura di cadere nella... a un certo punto me ne sono preoccupata anche tanto, tant'è che avevo sospeso qualsiasi tipo di ripresa, perché questa cosa poteva diventare la retorica del mare d'inverno, e che è un attimo. E quindi cioè, lì mi sono fermata un attimo a riflettere, perché comunque non era quella l'intenzione che volevo dare, cioè non mi interessava mostrare il mare d'inverno, cioè lo conosciamo. E soprattutto se non, poi, soprattutto se non riesci a utilizzare un dispositivo che è anche quello del principio di sostituzione, la fotografia non ti porta oltre quello che vedi, no? Rimane un'illustrazione del racconto. Per cui c'è stato diciamo, parecchio studio su questo, e questo mi ha comportato anche tornare più volte nei luoghi, starci dentro, ovviamente d'inverno. Ma io mi ricollego un po' a quello che abbiamo detto. Prima parlavi di quella famosa mostra fotografica, no? Curata da Costantini, forse c'era anche in Italia, l'avevano riorganizzata in un altro modo. Sì, è stata un'occasione importante, perché poi da lì anche molti degli autori che conosciamo di fotografia di paesaggio in quella maniera hanno preso le mosse e si sono sviluppati, penso a Basilico, a Ghiri, soprattutto a Guidi, e sono autori che hanno fatto anche gli insegnanti in molti casi, no? non hanno fatto solo fotografie, si sono dedicati un po' a sviluppare anche un pensiero sulla fotografia, no? Quindi ha fatto insegnante tanti anni, Sabitani scriveva su diverse riviste, ma lo stesso Basilico ed altri, insomma, i Ghiri hanno fatto un rapporto, hanno fatto degli scritti che in qualche maniera supportavano le immagini e cercavano di andare al di là appunto dell'effetto meramente, meramente visivo. Quindi, ecco, prima parlavi anche di Kossuth, che è un artista concettuale che ti ha influenzato. Kossuth lo conoscete, lo ricordo brevemente, no? Quello della sedia, una e tre sedie, no? La foto, la dicitura del vocabolario, eccetera. Io ho fatto tanti anni fa l'assistente di guida all'Università di Venezia, parliamo quasi 20 anni fa, e quindi facevo una bellissima lezione parlando di Walker Evans, dicendo come Walker Evans questo concetto lo avesse anticipato prima, quando per esempio faceva quella classica foto dello studio, no? Dove ci sono una fotografia di fotografie e una scritta studio. No, quindi anche quella è una fotografia di fotografie con il discorso concettuale dello studio, per dire che alcune diciamo,
cose che magari nell'arte contemporanea sono emerse più forti, in realtà nella fotografia erano già sotto traccia già da tempo, solo che la fotografia è uscita dalla ribalta dopo, magari sono stati un po' sotto traccia. Però ritorno a questi pagine in Italia, ma sì, ecco, poi la gente cioè, molto sommariamente accomuna tutti un po' al capostipite che era Ghiri, mentre invece se vediamo Iovice, Guidi, Basilano, un poetica anche molto diversa, quindi era un discorso molto articolato. Viaggio in Italia mettendo insieme autori che in qualche maniera avevano come interesse appunto non essere retorici, magari riqualificare i generi fotografici, ma poi a parte questo ognuno ha una sua poetica. Certo. Poi siamo arrivati ai giorni nostri, autori come te, eccetera. Mi viene una curiosità, volevo chiederti cosa pensi appunto della fotografia di paesaggio italiano in particolare. Prima abbiamo parlato di molti autori stranieri, quindi volevo un po' focalizzarmi, se hai voglia, su questo aspetto. Sì, allora io credo che ce n'è tanta di fotografia contemporanea. Allora, se parliamo del periodo di Ghiri, anni 80, eccetera, ho un'idea molto precisa. È stato un periodo fondamentale perché in quel momento questi fotografi hanno letto le trasformazioni che stava avvenendo nel nostro territorio, erano veloci, era proprio un cambiamento sociale, non era solo una trasformazione del territorio, in relazione stretta con il passato, cioè c'era quella specie di punto stretto che loro stavano attraversando, l'hanno colto in pieno. Tra l'altro anche la fotografia si stava trasformando perché stava diventando a colori, quindi Ghiri fa due esperimenti contemporaneamente: uno, la fotografia a colori, la Kodak, il paesaggio a colori è un'altra cosa, cioè il paesaggio a colori è diverso dal paesaggio bianco e nero, e poi cominciano a fotografare il paesaggio cercando di mettere, di trovare quelle relazioni tra il nuovo e il vecchio dentro il contemporaneo. È un'operazione, secondo me, che ha cambiato completamente la visione del paesaggio, che non è più il paesaggio dipinto, il bel paesaggio, poi se poi entriamo nel filone bello, brutto, ci piace o non ci piace, e ci restituisce il paesaggio così com'è. Questo è il primo passaggio fondamentale, che poi dopo viene declinato, come dici tu, in vari modi, tipo prendo il Lugo Barbieri, diciamo un grande indagatore della modificazione del paesaggio, parte proprio da questo input, no? In quel momento stava succedendo qualcosa. Nella fotografia di paesaggio contemporanea mi manca un po' la spessura, cioè la distanza tra il prima, lo scatto e il dopo. È una distanza, se vuoi, che è una mia necessità proprio di pensiero intellettuale, sono lenta, non ce la faccio a fare tutto in un secondo. Però secondo me è qualcosa che fa la differenza tra gli autori. Per esempio ti prendo Francesco Iovice, è un fotografo di paesaggio, però un telling, cioè un racconta un paesaggio. Vincenzo Castella è un fotografo di paesaggio contemporaneo, anche se anche lui ha partecipato a Viaggio in Italia, ma la sua fotografia è pesantissima, cioè ci vuole tanto tempo per consumarla, no? Quindi ecco, io adesso non so se c'è la fotografia di paesaggio in Italia, però forse non c'è tanta profondità, nel senso che non sai bene che cosa sta succedendo. Invece poi c'è l'altra, quella un po' più pesante, quella meno scontata, quella che ricevi anche di malavoglia, o comunque che non passa attraverso quei meccanismi che già abbiamo dentro la testa di voler ottenere per forza un consenso. Ok? Cioè, ci sono due, secondo me, per semplificare al massimo. Certo è che però all'estero della fotografia italiana se ne parla proprio quasi. Sì, sono rimasti nella stagione degli anni 80. Esatto. Ma quello è anche un po' colpa nostra, no? C'è un ritardo. Sì. Voglio dire, se conosciamo gli artisti cinesi recentemente, perché la Cina investe negli artisti, esatto, perché vede in questo investimento un ritorno di immagine, come fanno gli americani. Da noi questo non ma succede. Ma anche un'altra economia, perché
certo, immagine che alla fine a cascata cade su tutti gli altri settori. Da noi questo discorso non è stato fatto mai da tanto tempo, per cui è ovvio che siamo meno scudi, abbiamo meno possibilità di competere appunto con questi paesi che invece investono in cultura come la Francia. La Francia, va bene, la cultura è data loro, per cui... Forse perché proprio storicamente l'Italia non ha avuto mai una scuola di fotografia, cioè per cui non ha avuto mai... Quella generazione, quella generazione di cui parlavamo di viaggio in Italia, diciamo, ha fatto sì, ecco, però sicuramente gli hanno tanti, sono passati decenni, e noi abbiamo fatto anche un libro su questo, perché quella generazione aveva fatto 25 anni fa un libro che si intitolava Altri luoghi, e noi l'anno scorso, del 25enne, abbiamo pubblicato Oltre i luoghi, forse una, diciamo così, una provocazione per dire di uscire forse dagli stessi luoghi, no? Dalla stessa modalità con cui troppo spesso ormai viene rappresentato il paesaggio, perché quello, no? È difficile cercare di rinnovarlo e aggiornarlo con le urgenze della contemporaneità. E, vabbè, ma poi alla fine magari se volete farci qualche domanda ne parliamo oltre. Adesso ti voglio fare un'ultima cosa. E, ecco, questo lavoro che ci stai mostrando è uscito per la prima volta in forma di libro, non hai fatto esposizioni fotografiche, non hai messo gallerie online, ecco, perché hai scelto proprio la forma libro per regolare questo lavoro? Allora, intanto perché l'ho anche accennato anche un po' prima, perché per me la fotografia è proprio un lavoro che non si esaurisce nello scatto, anzi, il lavoro inizia prima nella progettazione di questa cosa, nell'avvicinamento al tema, nella ricerca del tema, si sviluppa, si progetta in quasi tutte le sue parti, si scatta. Lo scatto è necessario e sicuramente anche faticoso in alcune situazioni, perché magari non è sempre, quasi mai viene quello che pensi, quindi il concetto che viene prima poi viene tradito dal fatto che viene dopo, ma va bene così perché poi ritorni. E poi c'è il dopo, quando hai fatto il lavoro fino a un certo punto, rimetti insieme le fotografie, c'è la scelta delle fotografie, c'è la scelta del linguaggio che devi comunicare, no? Anche lì ci sono dei metodi, cioè una metodologia che ti costruisci, che corrisponde a quello che tu pensi. E poi dopo c'è stato anche il lavoro di Emiliano, che ha impaginato, ha messo insieme, ha fatto tutta la grafica, ma nella scelta delle fotografie io ho cercato di sintetizzare al massimo le viste, per esempio, le inquadrature. Poi, come avete fatto caso, gli occhi esperti che sono qui avranno notato che è sempre lo stesso obiettivo, non ci sono grosse diversificazioni, sono due, tre inquadrature in tutto, le altezze, le distanze sono pressoché simili, anche nel libro, e questo Emiliano ha rispettato questa, diciamo, neutralità quasi, e non ha mai voluto ingrandire o rimpicciolire, adesso vi mostro la sequenza così vi rendete conto, ingrandire o rimpicciolire una fotografia, perché comunque lo sguardo è sempre sullo stesso piano, lo sguardo è sempre lo stesso. Queste, diciamo, sono le prime pagine. E su questo ci siamo trovati perfettamente d'accordo, senza neanche metterci d'accordo, no? Con Emiliano, perché c'è stata subito, cioè lui ha visto le foto e ha inteso subito il lavoro in un certo modo, e non c'è mai stato, diciamo, però è stata una costruzione molto anche ricercata. Hai ricominciato dicendo che le fotografie a volte ti fanno arrabbiare perché non riesci a ritrovare Guido Grand diceva che fotografava perché voleva vedere quello che veniva dopo, esatto. per vedere la trasformazione. Che cosa viene in foto? Certo, questo.
Però ecco, sì, appunto, dicevo il libro perché per me il lavoro fotografico è tutto. Allora, qui forse mi spingo verso una cosa che forse non è proprio della fotografia, perché in un certo senso la nega. Però il lavoro, se tu lo porti avanti in modo concettuale, a un certo punto puoi anche pensare che non esista più lo sguardo, cioè è l'annullamento dello sguardo dell'autore sostanzialmente, perché non c'è più lo sguardo caratteristico della persona, non c'è lo sguardo d'artista, c'è la costruzione. Sì, ma sotto traccia. Sotto traccia, no? Vabbè, certo. Però la tendenza è quella, no? Prima dicevi delle fotografie di Ghirri, erano belle o brutte, magari quando le faceva non erano così affascinanti come lo sono oggi, certo. Un po' perché il tempo è passato e i luoghi del passato, siamo abituati, cioè. E un po' perché in qualche maniera, no, anche il suo lavoro ha contribuito a rimettere in discussione l'estetica. E poi erano un po' estetizzanti, perché ci sono comunque queste lente lunghe, c'è la nebbia, c'è questo color pastello, no? Poi lui intelligentemente le alternava con degli elementi che poi andavano a integrare il significato, magari metteva la foto con la scritta fotografia, quindi parlava di un luogo, ma parlava anche della modalità con cui il luogo si riprendeva, quindi parlava del posto, della fotografia allo stesso tempo. Poi metteva sempre queste inquadrature, adesso vi lascio la parola, dove c'era il dentro e il fuori, no? C'era gente che guardava altre fotografie, altri paesaggi, no? Quindi c'era sempre un po' questa dimensione tra il dentro e il fuori, l'attuale in qualche maniera, il profilico, come si dice in cinema. Scusami, io credo che comunque un elemento analogico sia fondamentale anche per la fotografia, cioè la scelta, proprio per questo discorso anche molto della parte di valutazione di Ghirri, però il fatto dell'uso della pellicola è secondo me fondamentale, questo discorso della rivalutazione, ma mai adesso è facile. Completamente digitale, sapore analogico, anzi sì, adesso magari infatti sarà un po' in qualche modo ricercato, qualcosa anche un po'. C'è da una parte il linguaggio legato a quei tempi che viene connotato dai materiali usati, però c'era anche, diciamo, una visione d'autore che in qualche maniera lui è riuscito a imporre, no? Al di là dei materiali spiccioli, perché sennò tanta gente fotografava negli anni 80, ma non tutti adesso. Ce li ricordiamo, ne stiamo. Certo, Berengo Gardini all'inizio metteva nel retro il timbro, questa no, Berengo Gardini è ricreduto. No? Caso più drammatico, no, qualche lui c'è in qualche modo convertito. Sì, alla fine. Ma visto che sei un architetto, quanto pensi sia attuale in questo momento utilizzare uno sguardo fotografico, attento, anche autoriale, ai fini della pianificazione territoriale? Moltissimo. Però non si fa più. Cioè. Moltissimo. Infatti i primi lavori fotografici, partiamo dalla Datar, è quella. La missione geografica. No, sarebbe fondamentale. Cioè, io prima l'ho detto, per concetto proprio sono una fotografatrice, nel senso che ho sempre lavorato con la fotografia, con l'architettura, eccetera. No, fondamentale perché attraverso la fotografia si possono intuire anche dei cambiamenti che non sono ancora chiari all'effetto dell'urbanistica sul territorio. Questo è un esempio di un effetto a lunga scadenza di una latenza legislativa. Solo nel 1985 esce la legge Galasso che vieta l'edificazione a 300 metri dalla battigia. Nello stesso anno, 1985, esce il primo condono. Non so se sono chiari. Sì, sì. Finora queste case qui, adesso queste in particolare sono state costruite forse anche dopo, però il turismo di massa è un prodotto esclusivamente urbanistico, perché al fenomeno sociale in evoluzione, se non veniva affiancata l'industria edilizia,
Il turismo di massa come l'abbiamo noi oggi, in, cioè queste urbanizzazioni, cioè, non l'avremmo avuto. L'edilizia si è affiancata, questo diciamo che è un duetto bomba per l'Italia, è stata, si è affiancata alla costruzione del paesaggio proprio grazie alla latenza legislativa. Altrimenti, per esempio in Francia, questa cosa non è successa, almeno non in tutte le parti, hanno deciso di dedicare delle parti, poi la pianificazione non è avvenuta come in Italia, per cui queste città, ce ne sono alcune grandissime, la Grand Motte per esempio, tutta la parte sotto di Nizza, la Costa Azzurra, ma sono pochi tratti rispetto a tutta l'occupazione invece che ha l'Italia di tutte le coste. Sì, necessarissimo. Però è un'azione politica molto forte, quindi bisogna stare attenti perché potrebbe avere una doppia valenza, una valenza, diciamo così, costruttiva, non nel senso costruttiva, nel senso positiva, e una valenza anche, perché comunque la fotografia è un mezzo potente. Un mezzo potente soprattutto se funziona per stereotipi e soprattutto se cerca di assecondare quello che già abbiamo in testa. La pubblicità funziona con la fotografia per quale motivo? Perché è facile da pubblicare, facile da no. Ma non solo, io ho un amico urbanista che mi dice che la fotografia ha influenzato il modo di intendere l'urbanismo, appunto, cioè in qualche maniera. Certo. Influenza l'immaginario come il cinema influenza noi, no? Una volta si diceva questa fotografia sembra vera, no? Adesso si dice invece facciamo un'azione e si dice sembra un film, no? Quindi è la fotografia in movimento, in questo caso il cinema, che influenza la realtà. Certo. Nello stesso modo la fotografia ha influenzato anche l'urbanistica. Sarebbe anche un'azione importantissima prima di fare delle pianificazioni. Io da tutto questo discorso escludo la scelta politica, chiaramente, perché è quella che in fondo poi alla fine comanda. Sarebbe molto utile invece proprio l'azione fotografica, nel senso non la fotografia del luogo, come dicevo prima, ma proprio anche la sperimentazione del luogo, cioè se tu incarichi delle persone per conoscere il luogo anche dal punto di vista fotografico, significa che queste persone sul luogo ci vanno, significa che queste persone sul luogo ci vivono, significa che queste persone vanno a cercare sotto incarico degli elementi necessari a quel luogo e forse anche gli elementi che non sono più necessari, sono ormai desueti e che devono essere rinnovati con altre cose. È fondamentale questa vicinanza tra lo starci e il guardare. Sarebbe fondamentale, diciamo. È fondamentale, poi non lo faccia. No, perché il fatto di avere oggi strumenti, quali i satelliti e via discorrendo, sì, quindi abbiamo tutta una serie di dati che però non ci fanno vedere il territorio in questa maniera come ce lo fai vedere. Certo. Passo. Lavoro interessantissimo, grazie. E mentre aspettavo vedevo il libro, ho visto la presentazione iniziale, riferimento a non luoghi, no? Sì. Oggi. E in effetti a prima vista uno si cala in questo, poi in realtà sentendo insomma tutto il lavoro che c'è stato e guardando in maniera più approfondita le immagini emergono tanti aspetti che fanno riflettere, no? E fanno riflettere su più piani secondo me, perché oltre alla lettura sicuramente interessantissima che è legata al metodo scientifico che è stato utilizzato per poter realizzare questo lavoro, se uno si ferma all'analisi delle immagini in quanto tali, al di là dei luoghi che appunto sono dei non luoghi, però hanno una grande poesia e quindi uno mi ha colpito molto il riferimento all'annullamento dello sguardo dell'artista, no? Ma volendo ci sono una serie di riferimenti all'arte, più o meno magari espliciti, più o meno ricercati, non so, ma luoghi senza la presenza umana ci rimandano alla metafisica. Così come la scelta di presentare delle immagini in diversi momenti della giornata, quindi dall'alba fino alla notte, ci rimandano alle opere degli impressionisti, che all'inizio non venivano apprezzate anche perché avevano scelto dei soggetti che non erano in genere appetibili, no? E che non erano scelti, diciamo, dalla maggioranza degli artisti. Così come un altro aspetto interessantissimo è legato alle geometrie, quindi ci sono
delle scale che si intersecano, ci sono delle viste, c'è la scelta di come dire, mettere il risalto delle linee oblique oppure delle linee curve, e quindi c'è tutta una lettura che può essere fatta, che è estremamente interessante, che nonostante magari non voglia essere esplicitamente legata all'arte, però ha, almeno a mio avviso, insomma, una serie di riferimenti al mondo anche dell'arte. Tanti complimenti. Grazie. Comunque è vero, ci sono, solo che a volte... Ma ci sono sempre, ci no? Sono. Cioè, è una questione, è come fare il tavernello con la gazzosa oppure un bovino. Il tavernello con la gazzosa è troppo dolce, no? Quindi l'immagine, allo stesso modo, non può essere esplicitata in maniera troppo ovvia, troppo spettacolare, perché diventa un po' come il tavernello con la gazzosa, perché deve essere sottile, no? Quindi avere una composizione, come dicevamo prima, c'è una composizione, ma è sobria, no? Non è urlata, in qualche maniera accennata. Sì, ecco, esattamente così. E questo a volte è anche, diciamo, il risultato che viene un po' anche da sé, no? Cioè non è che te lo puoi imporre. C'è un aspetto che lei ha colto che deriva, secondo me, da questo. Questi luoghi depurati dalla socialità, depurati dalla vita sociale, sembrano dei luoghi urbani, ma in realtà sono solo degli scheletri. Sono degli scheletri perché sono delle copie, fatte come copie della città di provenienza, ma che cos'è la città se non c'è la vita sociale? Questi luoghi sono stati fatti sulla somiglianza della città, ma a un certo punto rimane solo il vuoto. Il vuoto che è dato dall'articolazione degli spazi, l'architettura, l'erba, diciamo, il verde, tutta questa cosa qui, ma non c'è la vita. E quindi in un certo senso questo, diciamo, è un ambito un po' più artistico effettivamente, dove magari qualche volta mi spingo e mi sono spinta con altri progetti, in cui cogli proprio la mancanza, cioè il vuoto, che rispetto al vuoto capisci che cos'è l'altra cosa che non vedi. Ecco, questa cosa, insomma, un po' un principio di sostituzione giocato su queste cose. Volevo solo aggiungere una cosa, visto che abbiamo parlato del testo in fondo al libro, il testo di Roberta Valtorta. Lei è stata incredibilmente diretta ed è arrivata subito al punto, cioè io penso che pochissime persone siano in grado di fare questa cosa qui, quindi volevo, insomma, ed è stato anche questo diciamo, anche questo fa parte del lavoro fotografico, anche il contributo di un'altra persona che legge, che con cui parli e che poi alla fine ritorna all'interno della tua opera. Sì, volevo dire anche io proprio la stessa cosa, volevo ricordare proprio il testo della Valtorta, che è una nota studiosa di fama, diciamo, internazionale, e del testo, insomma, in qualche maniera ricordiamo anche il discorso del libro, no? Il libro, fotografia, il testo, c'è la grafica, perché in questo caso c'è anche Emiliano Giordelli, che è un grafico che lavora a Milano, è molto bravo, quindi diciamo tutti gli elementi accordati naturalmente con l'autrice hanno fatto sì che il nome potesse essere presentato in questa maniera. Grazie.